La showgirl romana ha rilasciato una dichiarazione inedita riguardo la relazione con suo marito. Ecco le sue parole. Milena Miconi è un'attrice e showgirl originaria di Roma, che ha debuttato come attrice e modella di fotoromanzi. Durante una recente intervista per il settimanale Chi, Milena si è raccontata a cuore aperto, rivelando alcuni dettagli inediti sul rapporto particolare con suo marito. Esordisce come attrice di teatro nell'85, ma solo 12 anni più tardi debutta sul grande schermo, entrando a far parte del cast della pellicola Finalmente Soli, con la regia di Umberto Marino, e poco dopo in Fuochi d'Artificio, diretto da Leonardo Pieraccioni. Successivamente passa anche al piccolo schermo, recitando nella serie Un posto al sole, in Don Matteo e in alcune fiction televisive, tra cui Carabinieri, Edda e San Pietro. La troviamo anche nei programmi televisivi, come conduttrice del 40° premio Regia Televisiva, condotto con Daniele Piombi, e nella trasmissione Donne Viaggi in Onda Rete 4. Partecipa anche come concorrente alla 7ª edizione del Grande Fratello VIP nel mese di dicembre 2022. Dopo 18 anni di relazione, il 12 dicembre 2019 Milena sposa il suo storico compagno, il regista e sceneggiatore Mauro Graiani. Dalla loro solida storia d'amore, sono nate le loro due figlie, con le quali l'attrice ha un rapporto meraviglioso e molto aperto. Il rapporto con le sue figlie, Sofia e Agnese, hanno 7 anni di differenza tra loro. Le ragazze hanno un rapporto sincero con la mamma, basato sul dialogo e sul confronto. Milena ha ammesso che con loro affronta spesso temi che possono risultare scomodi, ma riesce a dialogare senza alcuna vergogna. Uno degli argomenti discussi recentemente dall'attrice è quello della fluidità di genere. Non la vivo affatto male, anzi, mi sono ritrovata spesso a parlarne con le mie ragazze e con i loro amici. Oggi non ci si innamora più del sesso, ma della persona, dell'emozione. Anche una delle mie figlie l'ho vista legarsi sia al mondo maschile sia a quello femminile. Finalmente non si guarda più chi e cosa sei, ma quello che trasmetti, e questo l'ho imparato grazie a loro. E, riferendosi alle due ragazze, aggiunge: sono il sole e la luna, il giorno e la notte. Sofia ha 21 anni, mentre Agnese 14. Sono diversissime, ma allo stesso tempo sensibili ed educate. Siamo stati davvero fortunati come genitori. Non potevamo chiedere di meglio. Durante l'intervista, si è lasciata andare nel racconto della sua famiglia, e ha aggiunto però dei dettagli piccanti sulla sua vita privata. La storia d'amore con suo marito è nata quando entrambi si trovavano all'estero per le riprese di un programma televisivo, di cui lui ne era regista. Partii con l'idea di fare un lavoro in un momento, tra l'altro, anche un po' particolare per me, racconta Milena invece. Come sempre, quando credi che le cose debbano andare in un modo, la vita sconvolge tutti i piani. Tornai da quell'esperienza, in Italia, con lui. Niente di importante, credevo. O quantomeno non mi ci ero soffermata più del dovuto. Tante telefonate, poi un incontro, un altro ancora, e alla quarta uscita sono rimasta incinta di Sofia. Ad oggi sono più uniti e innamorati che mai. Milena ha rivelato il loro segreto per non aver mai perso la passione durante tutti questi anni. Lo abbiamo fatto così. Siamo partiti da un figlio. È seguita la convivenza. Poi è arrivata Agnese e infine le nozze. La passione non l'abbiamo mai persa. Negli anni l'abbiamo sempre cercata, desiderata e protetta.